Eccoci all'inaugurazione del Giardino del Tè. Siamo il 22 di aprile del 2020. Questo terreno è stato acquistato dalla Camellia d'Oro a gennaio di quest'anno dalla Fruicoltura Ratti, che lo aveva trascurato da qualche anno. Ci troviamo nella frazione di Antoliva di Verbagna, a 200 metri dal Lago Maggiore, e in questi due mesi di duro lavoro sono state piantate le piante di Camellia sinensis, le piante del tè. Come vediamo, questi erano dei tunnel che sono stati lasciati aperti. Le piante sono state piantate a filari e con un sesto di impianto di 80 cm per 1,20 m con della faccia matura. Vedete che le file sono regolari, c'è un impianto di irrigazione a goccia automatico comandato ovviamente da una centralina. Vediamo un'altra parcella che a quest'ora del pomeriggio è già un po' in ombra, sempre con lo stesso sesto di impianto. Mi chiederete cosa sono queste cupole. Queste cupole sono di protezione di sementi o piccole piantine di ortaggi, perché adesso che le piante del tè sono ancora piccole faremo anche un po' di orticoltura. Vicino alle arcate sono state piantate delle zucchine di albenga, che spero cresceranno lungo tutto gli archi, magari daranno anche un po' di ombra alle piante del tè. Invece lungo i filari centrali sono state messe piante di pomodori, melanzane e peperoni. Vediamo più in basso un'altra parcella, sempre con la stessa impostazione. Vedete in fondo c'è una siepe di camellia. La siepe di camellie è una collezione di camellie che era stata appunto piantata dal Gigi Ratti. Vedete anche qui, tutto lungo questa parcella, c'è una siepe di camellia. Gigi Ratti si era detto anche molto contento che continuassimo noi la coltivazione delle sue camellie. Lui le utilizzava ovviamente per propagazione, per ottenere delle talee. Qui vediamo invece un'altra parcella. Questa parcella è stata utilizzata una pacciamatura differente in polipropilene verde. Il sesto d'impianto è leggermente diverso, 1,10 m per 60 m, un po' più ravvicinato, e ogni tanto ci sono anche delle piante di camellia japonica da seme che ombreggeranno leggermente il campo e produrranno dei frutti, dei semi, e quindi sarà una piantagione da olio. Adesso siamo un po' contro sole, quindi forse non si vedono, ma vedete che ogni tanto c'è una camellia giapponica, no? Come in questo caso. Poi c'è tutta una parte dedicata alla coltivazione, alla propagazione, con questi due tunnel e una parte esterna che saranno dedicati alle varietà e specie particolari, e tutta una parte aperta per i piccoli alberi. Vi aspettiamo al più presto, è appena possibile, e questo insomma è stato il duro lavoro di questi ultimi due mesi.